Presentato oggi il cartellone di Natale ad Agrigento, il 31 concerto del cantante Achille Lauro, acceso l'albero di Natale in Piazza Stazione. Mostra di pittura oggi al foyer del Teatro Pirandello, a Real Monte presentati gli eventi natalizi. A Favara domani riaccendiamo il Natale, la parata di Natale senza barriere. Moriva il 10 dicembre del 1936 lo scrittore agrigentino Luigi Pirandello e sempre il 10 dicembre del 1934 gli fu assegnato il Nobel per la letteratura. Al Libero Consorzio di Agrigento al via i corsi di formazione per i responsabili della protezione civile agrigentina. Punto settimanale del commissario dell'ASP Zappia. Il Licata Calcio incontrerà domenica il Trapani, l'Acragas sfida il Misilmeri e presenta il nuovo acquisto, un centrocampista, Ebrahim El Joubi. E benvenuti con l'appuntamento di TV a Notizie, presentati stamani presso il foyer del Teatro Pirandello il cartellone degli eventi estivi che interessano la nostra città. Per il 31 dicembre è previsto il concerto del cantante Achille Lauro, gli eventi in tandem tra il Comune, la Fondazione Teatro Pirandello e il distretto turistico Valle dei Templi. Il cartellone di Natale è pronto, oggi lo andiamo a presentare. E la città si sta illuminando, stiamo continuando a illuminare le vie principali di Agrigento, sorgeranno anche altri alberi di Natale artificiali, perché quello naturale l'ho voluto io in Piazza Stazione, peraltro come ogni anno. Ci saranno anche degli eventi in via Atenea, che ora non voglio dire, aspettiamo la conferenza stampa. Ci sarà anche un qualcosa di interessante alla Villa Bonfiglio, voglio organizzare proprio un piccolo villaggio di Natale alla Villa Bonfiglio, c'è anche il villaggio, la casa di Babbo Natale al Palacongressi. E devo dire che ogni anno sempre di più si va arricchendo il nostro Natale, ci siamo anche impegnati per il Capodanno, vedete ora cosa presenterà il mio assessore Costantino Ciulla. Devo ringraziare anche tutte le forze politiche che sono vicino, e comunque questo è un dono grandissimo che voglio dare alla mia città, ai miei concittadini, alla mia Agrigento. Voglio aggiungere che oggi pomeriggio alle 5 si inaugura anche la seconda edizione della mostra del Francesco Anastasi, un siciliano doc, un artista siciliano, lusingato io oggi di aprire proprio e dare il via a questa mostra. I suoi colori sono colori della nostra Sicilia, quindi è un altro evento culturale che si va a sommare veramente quel grande passo culturale che la nostra Agrigento ha bisogno. Assessore, oggi una conferenza stampa per presentare alla città e non solo gli eventi natalizi della nostra Agrigento, e ci sarà anche un evento importante per la notte del 31. Se gentilmente ci vuole sintetizzare quali saranno i tanti eventi che organizzate. Sì, la nostra città partono ufficialmente da oggi, ma già nei giorni precedenti abbiamo già visto qualcosa. Partono gli eventi del Natale, il cartellone di Natale che poi arriva a Capodanno, arriva addirittura al 6 gennaio, anche il 6 gennaio abbiamo pensato qualcosa per ravvivare il periodo di feste che inizia oggi, diciamo formalmente per noi ma ufficialmente con l'Immacolata, e termina il 6 gennaio. Tanti eventi in tutta la città, nelle frazioni, le luci, le novene, gli spettacoli in via Atenea, spettacoli al teatro, spettacoli nelle chiese, spettacoli in tutta la città. Veramente la città diventa viva come dovrebbe essere, sempre nella normalità, ed è quello che la nostra amministrazione sta tentando di fare. Grazie al contributo non indifferente dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo e del Ministero del Turismo, addirittura quest'anno creeremo, unitamente anche ad altri collaboratori con il Comune di Agrigento, quindi la Fondazione Teatro Pirandello e il Distretto Turistico Valle dei Templi, un cartellone veramente che farà entusiasmare questa città, con la ciliegina sulla torta e il fiore all'occhiello che è il concerto di Capodanno. Il concerto di Capodanno che, come tanti artisti potevano avvicendarsi nella nostra città, quest'anno abbiamo Achille Lauro, un nome che già sta facendo tanto rumore in queste ore, un nome che ha attirato anche l'attenzione di testate non solo locali ma anche regionali e anche nazionali, quindi diciamo che l'obiettivo della nostra amministrazione è quello di appunto portare Agrigento fuori dalle mura di Agrigento e promuoverla positivamente. Agrigento diventa città normale, di città che può realizzare eventi anche ad un certo livello, e questo è quello che stiamo facendo. Quant'è il budget messo a disposizione per questi eventi natalizi? Il budget messo a disposizione chiaramente che è quello dell'imposta di soggiorno, e per quanto riguarda le fonti comunali chiaramente ci è anche
aiutato da questo contributo importante del Ministero, come dicevo, e dell'Assessorato regionale al turismo. Anzi, ne approfitto io per ringraziare l'onorevole Pisano, che dall'inizio della nostra costituzione qui in città ci siamo interfacciati per reperire dei fondi che sono arrivati nei mesi precedenti, l'estate, il Natale precedente, per la nostra città di Agrigento, e che ha aiutato sicuramente la proposta di informazione per far sì che i numeri della qualità degli spettacoli possano essere importanti. Le frazioni saranno interessate in qualche modo o solo il centro storico? Le frazioni saranno interessate, intanto, come abbiamo fatto dal primo anno e questo per il terzo anno consecutivo, noi metteremo una luce, come l'ho usato chiamare io, in tutte le frazioni, quindi da Villa Seta al Villaggio Mosè, da Giardina Gallotti a Montaperto, tutte le frazioni avranno almeno l'albero di Natale. Quella è una promessa che abbiamo fatto e che stiamo mantenendo. Ci saranno le novene in tutte le frazioni, quindi ci saranno anche degli interventi natalizi nelle chiese, insomma ci sarà un bel Natale per tutta la città e non solo. Ecco, la DMO in che modo è coinvolta in questa manifestazione e organizzazione di eventi natalizi che vede in Achille Lauro la punta di diamante? La DMO è coprotagonista insieme al Comune di Agrigento, perché ha condiviso il progetto e il finanziamento della manifestazione, di grandissima parte della manifestazione, avviene per merito di risorse che sono state accreditate alla DMO attraverso i fondi regionali e nazionali, per cui la DMO contribuisce con un'azione organizzativa e di raccordo, ma anche e soprattutto con un ottimo contributo economico che appunto diviene dall'interessamento dell'assessorato regionale al turismo su fondi nazionali. Molto soddisfatti del cartellone, per la prima volta abbiamo sposato un unico progetto, la Fondazione Teatro Pirandello con il Comune di Agrigento, col distretto turistico, con il parco archeologico. Abbiamo unito le forze per regalare alla città giorni di spensieratezza e di alta qualità. La Fondazione Teatro Pirandello si occuperà degli spettacoli sia che si svolgeranno dentro il teatro, ma anche per le strade, nei quartieri, le tradizionali novene natalizie e i concerti nelle chiese. Poi ci sarà il grande appuntamento di Capodanno, come già ampiamente stato detto, quindi ci sarà la casa di Babbo Natale, il villaggio di Natale alla Villa Buonfiglio. Sarà un Natale all'insegna del divertimento e speriamo veramente di regalare agli agrigentini e a tutti i visitatori di Agrigento dei giorni lieti e di spensieratezza. E sarà inaugurata oggi pomeriggio la seconda edizione del Trofeo Valle dei Templi Arte nel Mediterraneo, giunta alla sua seconda edizione. Abbiamo sentito il direttore artistico della mostra, maestro Francesco Anastasi, e Daniele Lardi, curatrice dell'evento. Oggi una mostra contemporanea qui si inaugurerà nel pomeriggio presso questi locali del Teatro Pirandello. Ne parliamo direttamente con l'artista. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Francesco Anastasi, sono il direttore artistico di questo grosso evento Valle dei Templi, che ho raggruppato tanti artisti provenienti da varie parti d'Italia e che stanno coronando la scenografia, la coreografia e con la bellezza dei loro colori questi messaggi, innanzitutto per dare lustro a questa grande manifestazione. Cosa dire? Io principalmente, oltre che dipingere, amo molto l'arte, per cui dico, quando l'arte emoziona è la cosa più bella del mondo, perché l'arte non deve piacere ma deve soltanto emozionare. Questo è il messaggio che voglio dare, lo do ai giovani e a chi inizialmente sta iniziando a dipingere, perché gli dà l'allegria. L'arte è allegria, l'arte è comunicazione, socializzazione, l'arte può essere il messaggio promotore di una qualche cosa che noi vogliamo veramente attuare, e soltanto con l'arte la possiamo fare. Fino a quando è possibile vedere le sue opere qui? Ma le mie e le opere di tanti artisti che io praticamente ho raggruppato, fino al 10 gennaio saranno qui, in modo che la gente può venire a guardare, può venire a vedere e chiaramente può constatare cosa si sta facendo per Agrigento, perché c'è sempre qualcuno che ama una città. Io sono palermitano, però sono adottato qui ad Agrigento, perché presenterò prestissimo la tela più grande d'Europa di 30 metri quadrati, che è il messaggio che voglio dare, che il titolo è La Vucciria, e insieme al sindaco stiamo cercando la location giusta per a gennaio poterla esporre nella città dei templi, che è la cosa più bella del mondo. Oggi l'arte moderna contemporanea, seconda edizione, proprio
Museo Valle dei Templi, Arte del Mediterraneo. Abbiamo sentito il maestro Francesco Anastasi, sentiamo ora la curatrice Daniele Lardi. Eh sì, oggi è un grande evento, vi aspettiamo tutti alle 17 per la presentazione e l'inaugurazione della mostra presso il foyer Pippo Montalbano, di tutti gli artisti che comunque ci hanno donato proprio la loro arte dedicata ad Agrigento. Quindi siamo onorati di accogliere tutti questi artisti, che in particolare ci sarà naturalmente uno che si distingue perché ci ha emozionato particolarmente e perché naturalmente con il critico d'arte e il direttore artistico, il maestro Anastasi, si è potuto constatare proprio questo. E vi aspettiamo numerosi oggi per questo grande evento, alle 17 presso il foyer Pippo Montalbano. E in piazza Stazione è stato inaugurato l'albero di Natale alla presenza del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Continua la tradizione, continuo il mio impegno per la mia città e era dovuto anche quest'anno riproporre l'albero di Natale in piazza Stazione. Penso che è una cosa importante perché tutti i miei agrigentini debbano avere un albero di Natale, ma un albero di Natale come si deve. È una conifera di 12 mesi che è stata donata dalla forestale, viene dal bosco di Grotte e è stato portato qui per un'operazione di disboscamento selettivo che ogni anno giustamente la forestale fa, e quindi questa conifera è stata impiantata qui in piazza Stazione. Vi ricordo che c'è già una preesposizione per sempre che io ho realizzato quando ero assessore. Abbiamo finito di addobbarla e a brevissimo la accenderemo. Buon Natale a tutta la mia città. Presentati gli eventi natalizi del programma a Real Monte. Real Monte augura buon Natale a tutti in questo modo, con un grande lavoro di squadra, una piazza gremita di gente e l'associazione Acquarinto, la scuola, l'istituto comprensivo Garibaldi, la parrocchia, la caserma dei carabinieri, il comune e l'amministrazione, il banco alimentare, 50 signore che hanno realizzato l'albero che è alle mie spalle, il distretto turistico e le famiglie hanno contribuito a rendere magica una serata davvero magica, dove tutti quanti in sinergia, ciascuno per la propria competenza, è riuscito a dimostrare che la direzione della bellezza è valorizzare il territorio attraverso le risorse che quel territorio ha. E per esempio per l'albero abbiamo avuto 50 signore, lo dicevo prima, la più piccola 14 anni, la più grande 86 anni, con un passaggio di competenze e tradizioni da una generazione all'altra, la parrocchia, i ragazzi ucraini, il ragazzo e ospite dell'Acquarinto, insomma anche la solidarietà, anche l'accoglienza, perché Real Monte è anche questo, è un paese che accoglie, è un paese che ama, è un paese che ospita, facendo integrare gli altri. Io come sindaco della comunità non posso che essere non solo soddisfatta ma anche veramente contenta per questo grandissimo risultato. Il lavoro di squadra può valorizzare un territorio e lo può fare crescere sia dal punto di vista culturale ma anche sociale ed economico. Quindi, che dire, da Real Monte auguri a tutti. È inserita nel contesto delle manifestazioni denominate Riaccendiamo il Natale, si svolgerà domani a Favara la parata di Natale senza barriere, giornata dedicata alla solidarietà e all'inclusione, all'insegna dello spirito gioioso del Natale che punta a sensibilizzare la società sui temi della disabilità, dell'inclusione e del superamento delle barriere fisiche e mentali. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Giornata dedicata alla solidarietà e all'inclusione, all'insegna dello spirito gioioso del Natale, quella di domani domenica a Favara.
Dopo il grande successo della scarrozzata di Natale dello scorso anno e i giochi senza barriere dell'estate scorsa, le associazioni in festa con il patrocinio del comune di Favara organizzano la parata di Natale senza barriere. Associazioni in festa è un coordinamento di varie associazioni di volontariato che si occupano di temi legati alla disabilità e che operano nel nostro territorio. La parata di Natale senza barriere si inserisce nell'ambito degli eventi Riaccendiamo il Natale a Favara e punta a sensibilizzare la società sui temi della disabilità, dell'inclusione e del superamento delle barriere fisiche e mentali. Abbattere le barriere, ribadiscono le associazioni in festa, significa eliminare le distanze verso chi consideriamo diverso, superando le difficoltà ad approccio empatico dovute spesso a stereotipi e pregiudizi, proiettandoci verso una società e un mondo migliore. L'appuntamento è per domani, domenica 11 dicembre, alle ore 9:30 in via Kennedy a Favara, quindi la partenza della parata che sarà animata da musica e balli. Sarà un corteo ricco di colori ed attrazioni. Il cuore della parata sarà un grande carro con Babbo Natale, e sulla cui slitta il DJ Giuseppe Cucchiara mixerà la sua musica che farà ballare tutti i partecipanti insieme ai ragazzi dell'Accademia dello Spettacolo Palladium, The AS School e la scuola di ballo Evolution Project. Il gruppo Favaria Folk coinvolgerà i partecipanti in diversi momenti del percorso. Presenti anche i frati minori francescani di Favara che promettono scintille. La scenografia sarà completata da doni e simboli del Natale posti su automobili d'epoca e da un trenino meravigliosamente addobbato. Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli con i trampolieri di Master Pasticcione e i personaggi Disney di Cinzia Cavallaro. Il tutto sotto l'attenta regia del trio Angelo J, Peppe Trupia e Cioppino. Appuntamento per domani alle 9:30 in via Kennedy a Favara. Associazione in Festa presenta la parata di Natale senza barriere. Il corteo partirà da via Kennedy per arrivare in piazza Cavour con canti, balli, animazione e tanto divertimento. Vi aspettiamo domenica 11 dicembre alle ore 9:30 a Favara. Vivi la magia del Natale insieme a noi. Non mancate! Passiamo alle notizie sulla sanità, punto settimanale del commissario dell'ASP Zappia sulla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento. Appuntamento settimanale con il resoconto sulla situazione del Covid nella provincia di Agrigento. Siamo al 9 dicembre e la situazione, come vi ho accennato settimana scorsa, inizia a essere un po' in risalita. Confermiamo un po' i dati della settimana scorsa. L'aggravante che abbiamo questa settimana è che da qualche giorno a questa parte il numero di positivi sta raggiungendo la soglia dei 300 ed era un po' di mesi che non arrivavamo a questi livelli. Siccome già sappiamo per l'esperienza nostra in particolare, ma anche in tutta Italia, che al numero di positivi poi dopo una settimana, 10 giorni, aumentano i ricoveri, questa cosa un pochino ci preoccupa. E quindi, pur avendo all'ospedale Ribera più o meno lo stesso numero di ricoveri della settimana scorsa, che sono uno in terapia intensiva e 12 in medicina, mi preoccupa un pochino perché se questi numeri, così come è successo nel passato, dovessero confermarsi ed essere tradotti in malattia oltre che positività, avremo qualche difficoltà negli ospedali e questa difficoltà mi preoccupa di più per quello che vi dirò alla fine. Però un attimo completiamo la situazione del Covid, perché un altro dato che è ancora in aumento è quello del numero di positivi sui tamponi fatti. Ovviamente, come premessa e come pregiudiziale, diciamo che noi sappiamo bene che questo numero di tamponi è solo quello ufficiale nostro, ma ci sono un'altra infinità di tamponi che ognuno si fa, perché adesso
soprattutto con l'avvento dell'influenza, ogni minimo raffreddore ti viene il dubbio e ti fai tamponi, ma è difficile che li vengano a fare da noi all'ASP, quindi significa che questo numero di 3.373 tamponi con 1.009 positivi è sottostimato. Però già la percentuale di positività sul totale ci fa vedere che rispetto a un quarto, un quinto che eravamo nel passato, nelle passate settimane, nei mesi scorsi, adesso già siamo al 33%, quindi sta aumentando anche il numero di positivi. Morale della favola, senza dilungarmi troppo, significa che il virus sta prendendo forza così come noi ci aspettavamo. Ovviamente il nostro problema è il controllo dell'assistenza, cioè il governo che noi dobbiamo avere nell'assistenza ai malati, quindi dobbiamo prepararci per essere in grado di assistere le persone che ne hanno bisogno. E quindi l'ospedale di Ribera, abbiamo già quei numeri che vi abbiamo detto, ma quello che mi preoccupa di più sono i pronto soccorso. I pronto soccorso noi sappiamo già che è un sistema che è sotto pressione indipendentemente da tutto, quindi se a questo ci aggiungiamo il Covid, e per quello che vi volevo dire io come notizia un po' che mi preoccupa veramente non poco, è quella della influenza stagionale. Influenza stagionale. Noi siamo riusciti un po' a sottovalutarla per la prevalenza del Covid e perché il distanziamento, le mascherine, tutte quelle misure di precauzione ci hanno consentito non solo di rallentare la propagazione del Covid, ma addirittura l'influenza è stata quasi assente nei 2 anni del Covid. Adesso non è che il Covid se ne sia andato, però noi abbiamo allentato un po' l'attenzione e quindi adesso stiamo registrando con più preoccupazione i numeri dell'influenza che io vi faccio vedere. Vi faccio vedere che in questo momento la nostra regione ha un numero di incidenza che da basso sta andando al medio. Se guardate l'Italia, vedete che le zone dell'Emilia, della Lombardia, dell'Umbria sono già belle cariche di nuovi numeri di incidenza, significa nuovi casi di influenza. Noi ancora siamo gialli, dove vedete il bianco non è che stanno bene, non hanno mandato le rilevazioni, quindi Sardegna, Campania e Calabria non hanno mandato le rilevazioni. Noi siamo nella fase in cui adesso si inizia a crescere, perché sapete bene che il picco dell'influenza è a gennaio. Poi abbiamo anche quest'altra tabella in cui vedete che i bambini da 0 a 4, comunque fino ai 14 anni, c'è il picco in questo momento, nell'ultima settimana di novembre c'è stato il picco dell'influenza. Tutto questo perché ve lo racconto, non per darvi dei numeri, ma perché a questo segue che i pronto soccorsi di quelle regioni che abbiamo visto essere rossa, l'Umbria per esempio, pronto soccorso ne affanno per colpa dell'influenza e il primario dice evitare accessi inutili. Quindi il problema che noi abbiamo in questo momento è se il pronto soccorso che già è in affanno in tempi di pace, poi c'è il Covid che aumenterà e poi c'è l'influenza perché noi ci vacciniamo poco e questo è un altro dato. Adesso settimana prossima perderò qualche altro minuto per darvi questi dati. Se noi non ci vacciniamo avremo un punto in cui tutte queste cose, c'è la cosiddetta tempesta perfetta per cui tutti questi fattori che da soli sono, diciamo, difficili da gestire, insieme invece si porta all'implosione di un sistema che già è in difficoltà. Quindi la raccomandazione qual è? Intanto le vaccinazioni del Covid sono sempre uguali, ma almeno per le vaccinazioni antinfluenzali utilizzate le raccomandazioni, i consigli che vi danno i vostri medici di famiglia, medico di medicina generale e pediatra, perché così riusciamo intanto a non stare male, soprattutto per gli anziani, a evitare complicazioni, per i bambini ad avere paura anche perché questa influenza quest'anno porta 40-41, quindi immaginiamo i genitori con un bambino con 40-41. Gioia mia, noi sappiamo bene che in quel caso qualsiasi papà di quello più coraggioso diventa piccolo piccolo. Quindi vorremmo raccomandarvi di ascoltare i consigli dei vostri medici e dei pediatri e di vaccinarci, perché riusciremo a star meglio e a fare in modo che il nostro sistema sanitario, provinciale o regionale o nazionale, non imploda con difficoltà che vengono concentrate nello stesso momento. Appuntamento alla prossima settimana. E presentati ieri presso l'Aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento i nuovi corsi di formazione rivolti ai responsabili comunali della Protezione Civile. Ieri al via il primo dei 5 appuntamenti previsti in calendario.
Marzio Tuttolomondo, responsabile della protezione civile del Libero Consorzio, oggi al via uno dei 5 corsi relativi appunto all'aggiornamento sulla protezione civile, presenti anche tantissimi volontari che, diciamo, in caso di necessità intervengono per i servizi di protezione civile, calamità naturali, insomma tutto quello che è necessario in caso di bisogno. Sì, il volontariato per essere efficiente ed efficace necessita di formazione e specializzazione, e questo è l'obiettivo con l'organizzazione di questi corsi che vogliamo ottenere. Formeremo 200 volontari con un corso di primo soccorso e il corso base di protezione civile. Specializzeremo 100 volontari con segreteria di emergenza, operatore sala radio e segnaletica di emergenza. I 5 corsi come si articoleranno? I corsi si articoleranno alcuni in presenza e poi in videoconferenza. Ci siamo affidati alla Scuola Italiana di Protezione Civile per effettuare questi corsi. Sono coinvolti anche i componenti della protezione civile dei vari comuni della provincia? Sì, abbiamo inoltrato una nota ai sindaci invitandoli anche loro a darci i denominativi dei responsabili dei comuni che volevano partecipare a questi corsi. Ecco, recentemente ci sono stati diversi allerta meteo con vari danni in varie strutture agrigentine. Ecco, voi siete intervenuti in questo senso? Allora, materialmente, diciamo, nelle ultime allerte non è successo granché, fortunatamente, però quando, se ci riferiamo agli interventi di sciacca e olicata, sì, siamo intervenuti. Ecco, quanto è importante, diciamo, la protezione civile oggi nel tessuto sociale in generale? Ma io penso che una cultura di protezione civile è importantissima. Oggi stiamo vedendo quello che accade quando ci sono queste emergenze, quindi è Ischia, è l'ultimo caso che ci fa riflettere purtroppo su quello che l'uomo ha fatto e che non ha rispettato le regole. Ecco, intanto come valuta questi corsi di aggiornamento che la provincia terrà? Sono 5 in particolare. I corsi di aggiornamento sicuramente sono indispensabili per svolgere una buona azione di volontariato sul territorio, avendo così la conoscenza quantomeno delle nozioni base che ci servano a non farci sbagliare più che a farci capire quello che dobbiamo fare. Ma voi come siete strutturati all'interno della vostra associazione Giubbe Verdi di Castro Filippi? Noi siamo un'associazione molto eterogenea, siamo 35 persone, abbiamo un medico, un avvocato, commercialisti, abbiamo degli studenti, pensionati, lavoratori, abbiamo un po' di tutto e abbiamo una bella collaborazione con il comune di Castro Filippo, con cui abbiamo stipulato una convenzione e in forza della convenzione aiutiamo tantissimo la struttura comunale di protezione civile, anche facendo servizi nelle scuole, alla mattina, e per non parlare poi durante la pandemia, praticamente siamo stati indispensabili, perché non per falsa modestia, ma siamo stati forse una delle poche associazioni che eravamo costantemente presenti sul territorio, recapitando a casa delle persone, delle famiglie che erano in isolamento domiciliare, e abbiamo portato medicinali, spesa e tutto quanto serviva, perché vi erano famiglie intere, noi lo sappiamo, ci sono state famiglie intere a cui era proibito uscire, anche perché non stavano bene. Ma siete un punto di riferimento voi, non solo a Castro Filippo, ma anche quando c'è bisogno, quando c'è necessità, quando c'è allertamento, insomma, quando succede qualche catastrofe. Sì, diciamo che cerchiamo di fare al meglio il nostro compito, anche durante il periodo delle vaccinazioni, all'AB vaccinale siamo stati presenti tutti i giorni. Quindi cerchiamo di fare quello che possiamo. Il 10 dicembre del 1936 Luigi Pirandello cessò la sua esistenza in vita e sempre il 10 dicembre del 1934 lo scrittore agrigentino fu insignito del premio Nobel per la letteratura a Stoccolma, due date che il responsabile del parco letterario Luigi Pirandello al Caos ha voluto oggi ricordare.
Ingegnere Barone, oggi 10 dicembre è una giornata importante per ricordare la figura di Pirandello. Perché? È una giornata molto importante. Oggi abbiamo due celebrazioni, di due anniversari fondamentali nella vita di Pirandello e nella storia della cultura italiana. Agrigento è sempre un punto di risorse, e infatti lo abbiamo visto fino a ieri sera, culturali e anche umane, con la presentazione di libri, eccetera. Le vediamo proprio quotidianamente e settimanalmente. Ma oggi in particolare ricorre il 10 dicembre del 1934, dopo l'avviso che gli era venuto a casa dai gendarmi del re il 9 di novembre, della consegna il 10 di dicembre, cioè come oggi, la ricorrenza è oggi, a Oslo, del premio Nobel. L'importanza del premio Nobel non è soltanto per il premio in sé per sé, ma penso che per i giovani, i cittadini, coloro che credono nella vita, non una vita asfittica, ma una vita, e quindi non stantia, ma molto attiva e molto di speranza e di punti di riferimento che dobbiamo dare ai nostri giovani, perché noi se siamo qui siamo per i nostri giovani, per il nostro futuro, perché noi abbiamo dato le tracce, ora sono loro che, sia attraverso la scuola, l'università, lo studio, la professione, devono portare avanti la città teatro e le loro aspirazioni, perché all'interno della città teatro c'è anche il medico, c'è l'ingegnere, c'è l'autista, ci sono 300 posti di lavoro per il parco letterario, perché senza questi posti di lavoro il parco letterario non può, come diceva il sindaco, decollare. Ma abbiamo fatto le prove con i tutor di Roma, perché vengono apposta da Roma e ancora oggi siamo tutorati, per controllare se noi facciamo il nostro dovere e soprattutto per controllare la qualità del prodotto. E allora Pirandello, perché diciamo questo messaggio è importante? Perché la sera del giorno 10, alla cena di onore che i reali di Svezia fecero nei confronti di Luigi Pirandello, legge un breve brano, che è un brano eccezionale e che si conclude col dire soprattutto il riassunto, il significato è quello che quando una persona crede in qualcosa o prima o poi la raggiunge, e questo è un messaggio importantissimo per tutti. Poi il 10 di dicembre dei due anni successivi a Roma, purtroppo per una polmonite, Luigi Pirandello lo aveva già annunciato a Marta Abba, che stava male e chissà se avrebbe potuto vedere la sua bicocca dove lui era nato, e gli disse a Marta Abba: salutami la bicocca, spero di poterla rivedere. E invece purtroppo Luigi Pirandello muore il 10 dicembre del 1936, quindi è un anniversario importantissimo che noi abbiamo sempre curato. Quest'anno cercheremo di curarlo con qualche intervento su internet, con i nostri filmati e le nostre celebrazioni, ma purtroppo abbiamo la sala teatro che è qui dietro di me, che è in condizioni non agibili, e quindi non si può nemmeno entrare, perché è successo questo incidente il giorno 12 di agosto, sul quale incidente possiamo parlarne pure a parte, e speriamo di fare a più presto un intervento con la stampa italiana e anche europea, perché così non si può continuare. Non è che il parco letterario è questo qua, questo è il caffè letterario, uno dei punti di visibilità, e costituisce, è una forma, è un edificio istituzionale, è stato costruito per volontà della regione siciliana e della comunità europea per la istituzione dei servizi aggiuntivi in località Caos. Sono nostri, purtroppo non sono di altri. Altri faccia altro, ma non faccia concorrenza sleale al parco letterario. Gli amici che vengono sempre di Senigallia ci hanno spiegato che nelle Marche c'è il massimo del capitalismo italiano, non tanto in Lombardia, ma c'è una concorrenza leale, per cui le Marche vanno avanti e si ricostruiscono anche dopo i terremoti o le frane,
o le alluvioni, perché c'è questo senso che purtroppo, devo dire, ad Agrigento manca, ma mancava anche ai tempi di Pirandello. Speriamo di col parco letterario. Speriamo che si rimetta a posto di nuovo la struttura, ecco, velocemente a che punto siamo? C'è un ritardo nella ricostruzione, dottore Baroni? No, no, c'è un ritardo nei provvedimenti che l'amministrazione comunale stava prendendo. Quindi dipende dal comune allora? Certo, perché il comune... Allora facciamo un appello al comune, al sindaco, a tutta l'amministrazione attiva. Facciamo un appello al sindaco, ma il sindaco ha già sentito, deve solo approfondire. Sono i dirigenti di alcuni settori, attenzione, quelli del ramo tecnico sono immediati e velocissimi e non vedono l'ora di poter aiutare qui la struttura. Parlo degli uffici tecnici, ma per quanto riguarda i dirigenti di altri settori, invece sono stranamente quasi restii, oppure non dico restii, ma sono quasi addormentati su questa problematica. Noi abbiamo i soldi pronti, nel senso che il commissario regionale straordinario per il comune di Agrigento, ne ho parlato persino ieri sera con i dirigenti, ha sostenuto e ha dichiarato che c'è un debito nei confronti del parco, dell'associazione del Cerchio che gestisce questo posto, questo caffè letterario, o gestisce il parco letterario, ma un grosso debito di 75.000 euro circa, che è ancora il primo cofinanziamento che il comune non ha mai dato. Più abbiamo gli altri soldi annuali, compresi quelli del 2022, che non riescono a essere sbloccati. Quindi, e più ancora il premio che abbiamo vinto con il bando regionale I Teatri, che abbiamo vinto, siamo messi non in graduatoria, ma siamo addirittura dichiarati finanziati. Però il finanziamento, il premio è 320.000 euro. E diciamo non è stato erogato, la parola giusta è erogato, finanziato ma non erogato, ma non solo questo, come tanti altri teatri siciliani. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. L'approvazione dello statuto della fondazione dell'eroe Calogero Marrone è uno dei punti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Favara, che tornerà a riunirsi martedì 13 dicembre il servizio di Giuseppe Moscato. Tornerà a riunirsi martedì prossimo 13 dicembre in seduta mattutina alle ore 9 il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria a porte aperte e che sarà trasmesso in diretta streaming dalla Presidente Miriam Mignemi. Due i punti inseriti all'ordine del giorno. Il primo è relativo ai servizi sociali. Infatti i consiglieri comunali sono chiamati a ratificare la delibera di giunta numero 114 relativa all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali. Il secondo punto invece riguarda l'approvazione dello statuto della fondazione culturale intitolata a Calogero Marrone, cittadino di Favara, giusto tra i giusti, morto nel campo di concentramento per mano dei tedeschi dopo che aveva salvato centinaia di antifascisti e di ebrei da sicura morte. Da anni insiste a Favara un istituto di studi e ricerca intestato a Calogero Marrone che adesso si concretizza con una fondazione, un lavoro importante svolto dai soci e dai membri dell'istituto di ricerca che adesso sarà ufficializzato e ratificato dal Consiglio Comunale. Abbiamo parlato dell'importanza della Fondazione Calogero Marrone con il presidente dell'Istituto di Studi e Ricerca, Rosario Manganella. Martedì prossimo il Consiglio Comunale di Favara avrà all'ordine del giorno l'approvazione dello statuto della Fondazione Culturale Calogero Marrone. Per Favara è sicuramente un fatto estremamente importante, un avvenimento di quelli che difficilmente sarà dimenticato, in quanto si tratta di rendere ancora omaggio a un personaggio illustre della nostra città, Calogero Marrone appunto,
che era scappato da Favara per sfuggire ai fascisti e se ne andò con tutta la famiglia a Varese, dove, avendo vinto un concorso, fu assunto all'ufficio anagrafe di quella città. Calogero Marrone è importante perché salvò centinaia e centinaia di vite umane, soprattutto di fascisti, di antifascisti e di ebrei ai quali veniva data la caccia. Adesso, ripeto, il Consiglio Comunale approverà questo statuto che, per inciso bisogna dire, è stato possibile grazie anche e soprattutto all'impegno assunto dall'onorevole Giovanni Di Caro, che ha presentato un suo emendamento alla Regione Sicilia proprio l'ultima sera in cui l'Assemblea regionale si riuniva. Ha finanziato la nascita di questa associazione. Adesso il Consiglio Comunale provvederà ad approvare lo statuto, che è indispensabile ovviamente per poter far camminare, diciamo, questa nuova fondazione. Noi ringraziamo già in anticipo il sindaco, la giunta, la presidente del consiglio, l'intero consiglio comunale per quello che hanno fatto, per essersi davvero impegnati in questa direzione, tanto è vero che il consiglio comunale della prossima settimana avrà all'ordine del giorno solo due punti, più qualificanti dei quali, mi permetto di dire, è appunto l'approvazione dello statuto della costituenda Fondazione Culturale Calogero Marrone. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente poi inizieremo il nostro impegno, che non si è per la verità mai fermato, ma sarà ancora più rafforzato, sarà ancora, diciamo, più, richiederà a noi, diciamo, molto impegno perché questa fondazione possa camminare con i suoi piedi in maniera autonoma. Lavoreremo ancora perché tutti i cittadini di Favara, nessuno escluso, conosca la storia di questo uomo coraggioso e pieno di fede, che ha messo a repentaglio, come poi è successo, la sua vita per evitare che antifascisti ed ebrei venissero deportati nei campi di concentramento. Purtroppo poi un delatore accusò Calogero Marrone, il quale fu prima licenziato dal sindaco di Varese e successivamente, dopo aver girato alcune carceri, deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì il 15 febbraio del 1945. Consegnati dai Nassi di Palermo i documenti sequestrati al farmacista di Porto Empedocle Mario Terrana. Durante l'indagine, che lo stesso diversi anni fa fu coinvolto, il farmacista Terrana è stato assolto da ogni accusa con sentenza emessa dalla Corte di Appello del Distretto di Palermo, seconda sezione penale, l'1-6 del 2021. Lo abbiamo sentito. Dottore Terrana, allora, stiamo vedendo tanti pacchi che sono stati restituiti al mittente, quindi alla sua farmacia, da parte delle autorità competenti. Sono venuti in NAS perché, diciamo, per sciogliere definitivamente ogni sua accusa. Lei è stato anche, diciamo, assolto da tutto ciò che sono state le colpe che le hanno addossato e oggi, diciamo, si chiude definitivamente con la restituzione anche di quanto è stato sequestrato. Sì, effettivamente dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi lunghi anni di iter giudiziario, finalmente la Corte d'Appello ha emesso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e quindi ieri proprio si è conclusa l'iter giudiziario proprio con la riconsegna di tutte le medicine, tutte le ricette eccetera che mi erano state sequestrate
proprio alla, come materiale probatorio, come materiale di accusa. Poi venendo meno tutte le accuse, l'autorità giudiziaria ha dimesso al mittente proprio tutto il materiale di cui è a vista. Un iter, diciamo, che è durato parecchio e che sicuramente anche da un punto di vista umano l'ha provata particolarmente. Beh, la sofferenza sicuramente è stata tanta, però abbiamo avuto la forza, il coraggio, la famiglia di superare tutti questi eventi che si sono succeduti nel tempo e poi alla fine, sai, la verità poi è venuta a galla e quindi è sempre, primeggia sempre la verità. La giustizia ha fatto il suo corso e noi siamo qua ritornati a esercitare le nostre professioni. Lei continuerà nella richiesta di risarcimento danni? Beh, adesso facciamo un'istanza all'ASL per il pagamento delle ricette che mi erano state sequestrate e poi sì, vediamo che cosa succede, insomma. È presentato ieri presso il Circolo Empedoclea di Agrigento il nuovo libro di Andrea Cirino, Tutta colpa di Solone. Presenti all'evento il sindaco Miccichè, il regista Gaziano, Luigi Mula, l'ex sindaco Marco Zambuto, l'attore Salvatore Nocera Bracco. Andrea Cirino, oggi presenta lei il nuovo libro Tutta colpa di Solone. Ecco, da cosa scaturisce questa sua nuova fantasia creativa e quanto, diciamo, che messaggio si lancia anche per chi leggerà il libro? Intanto ho voluto presentarlo per la prima volta nella mia città, una serie di incontri che faremo a Palermo, a Roma e anche in altre città. Quindi ci sono degli incontri già prestabiliti, ma io chiaramente ho scelto per la prima volta di presentarlo ai miei concittadini. Tutta colpa di Solone. Solone è un legislatore greco, un legislatore che ha governato la sua città in modo splendido, ha tolto ai ricchi per dare al popolo ed è stato colui che ha scritto una Costituzione, la Costituzione democratica, cioè io la definisco la democrazia, definisco che è stato lui l'inventore della democrazia. Questo libro l'ho iniziato a scrivere nel 2015, poi mi sono fermato perché ho cominciato a scrivere quasi papa. E poi l'ho ripreso, è stato un po' sofferto, come ho detto sempre, anche perché in parte è autobiografico, in parte autoprofetico, quindi racconto anche di alcuni spunti, di alcuni episodi della politica. Sono tutti, sono, diciamo, i protagonisti sono inventati, no, dalla mia fantasia. Però sono convinto che chi leggerà questo libro troverà. E conoscerà e troverà alcuni personaggi che ha incontrato nella vita. Il messaggio che do è, io racconto degli anni 60 ai giorni d'oggi, quindi la differenza che c'è tra il periodo dei primi anni 60 con i giorni d'oggi, il rapporto che c'è con le famiglie. In quel periodo le famiglie si riunivano, nel periodo natalizio vedevamo che c'era un'unione di parenti, 30-40 parenti che si riunivano. Oggi ci sono delle cose che si sono perse, la gente che si raccoglieva in una stradina, no? A raccontarsi un punto, dicevamo così, un punto. Sono delle chicche che io ho messo in evidenza in questo libro. E comunque alla fine il messaggio che io lancio è che tutto cambia ma nulla cambia. Parlo tanto di politica e alla fine ci accorgiamo che oggi siamo governati da persone che non sceglie il popolo, ma persone che scelgono gli invisibili, altre persone. Noi siamo convinti di votare a un personaggio, ma poi alla fine quel personaggio è scelto dagli invisibili. Quindi fa riferimento anche a un suo trascorso politico? Faccio riferimento anche al mio trascorso politico. Quando io parlo di io metto a paragone il popolo come se fosse un gregge che viene spostato dal pastore. Il pastore è colui che con la sua mente mefistofelica, proprio dico queste parole, con la sua mente mefistofelica sposta il gregge dove vuole il pastore. Quindi
Io ritengo che il popolo viene spostato proprio da menti eccelse, menti diaboliche che cercano di governare il mondo senza farsi accorgere, cioè sono dei registi, come dei registi che organizzano la scena ma stanno dietro le quinte. Sindaco, oggi presente a questo libro di Andrea Cirino, un libro che parla, diciamo, anche degli usi e costumi, delle tradizioni degli anni 60 nella nostra città. Sì, e oggi lo scrittore Andrea Cirino presenta il suo libro, Tutta colpa di Solone. Sì, è vero, riecheggiano le nostre tradizioni, quello che succedeva qualche tempo fa anche nelle nostre famiglie più unite. E io penso che anche grazie anche a questa dimostrazione di cultura e grazie a questi piccoli tasselli che poi vanno a completare quel grande puzzle culturale argentino si possano riprendere anche le vecchie tradizioni nostre, perché no? E poi c'è anche un riferimento anche all'era antica, quando proprio Solone iniziò a portare la democrazia anche non solo diciamo negli ambienti aristocratici, ma anche cercò di divulgare proprio la democrazia nella plebe, nel popolo. Quindi sono dei riferimenti ben particolari. Faccio i miei complimenti allo scrittore Andrea Cirino. Ripeto, questa è cultura, e Agrigento dal punto di vista culturale sta rinascendo alla grande. Salvatore Pezzino, presente a questa presentazione del libro di Andrea Cirino, un suo commento. Io la chiave di questo libro la trovo nella dedica finale che l'autore fa al papà. Gli dedica questo libro perché riconosce che il padre si è comportato sempre come un cittadino integerrimo, rispettoso della legalità, delle regole, una persona corretta che non aveva mai voluto avvicinarsi alla politica. Ecco perché dico che questa è la chiave del libro, perché chiaramente l'autore, nel descrivere questo scenario politico, si capisce che c'è una critica notevole nei confronti di questo modo di procedere della politica, e quindi l'auspicio, ecco, che si possa presentare domani una politica diversa, più attenta alle esigenze dei cittadini, più rispettosa anche della legalità. Questo, poi c'è una parte nostalgica anche quando l'autore ricorda per esempio la sua infanzia, un modo anche di socializzare diverso che c'era prima nella società, quindi la vita che si faceva nei quartieri, anche il borgo di San Leone. Quindi ecco, tra questi due piani narrativi si muove questo romanzo che si fa leggere molto bene. Inaugurato a Cinisi il Giardino della Memoria, nel contesto bene confiscato al boss Madalamenti, nel ricordo di Felicia Bartolotta, mamma di Peppino Imbastato, ucciso dalla mafia. Come li avete preparati i ragazzi per essere qui oggi? Abbiamo effettuato una raccolta perché siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa e ci siamo impegnati, abbiamo sponsorizzato l'evento proprio perché abbiamo fatto capire ai ragazzi che l'impegno è importante per poter portare avanti delle iniziative di sensibilizzazione contro la mafia. Abbiamo partecipato alla realizzazione di questo giardino e abbiamo preparato in classe con delle attività mirate. Hanno visto il film I 100 passi, ho fatto conoscere proprio la sua vita e il suo impegno. E li abbiamo esortati a vedere Peppino, ma anche tutte le altre vittime della mafia, come un esempio per poter vivere da cittadini attivi e responsabili. Dai nostri alunni abbiamo visto un impegno e devo dire molto coraggio. Coraggio perché si rendono conto che comunque la lotta alla mafia è fondamentale per liberare questa terra da sempre martoriata, impegnarsi per realizzare un'isola meravigliosa che è la nostra Sicilia. Un giardino prospiciente, un edificio in questione, è tutto un significato particolare, è così? Creare un giardino della memoria e dell'impegno in questo luogo che è stato un luogo appartenuto alla mafia ha un grande significato, è anche un contributo al riscatto di questo territorio, di questo luogo, anche un po' una restituzione che vogliamo dare al territorio stesso. Nonna Felicia, mamma Felicia, se fosse stata qui materialmente cosa avrebbe detto? In realtà è una domanda che mi sono posta spesso, credo che sarebbe molto
contenta, molto soddisfatta, soprattutto di vedere tutte queste facce belle, facce giovani venute qui a ricordare non solo Peppino ma oggi anche lei. La cosa che fa riflettere, sai qual è? Che se oggi noi viviamo un presente migliore è tutto frutto a chi ci ha creduto e ci ha lasciato la pelle. Oggi sia fondamentale dare continuità proprio all'impegno che è stato portato avanti e soprattutto difendere quello che è stato ottenuto in tutti questi anni. E credo che sia proprio questo il valore della memoria, quello di accogliere il testimone proprio per non vanificare quanto successo fino ad oggi. A parte nonna e zio Peppino, chi ti viene in mente in questo momento? Noi abbiamo deciso di dedicare questo giardino della memoria dell'impegno alle vittime di mafia e non solo, in realtà anche a chi si è speso, chi ha dato un contributo per il contrasto alla mafia. Quindi potrei sicuramente citare alcune delle persone che abbiamo, a cui abbiamo voluto dedicare gli alberi. Penso a Rita Borsellino, penso a Letizia Battaglia, a Mario Francese, a Rocco Chinnici, in realtà a Claudio Domino, a tante persone che oggi abbiamo il dovere di ricordare. Ti va di lanciare un messaggio? Visto che oggi è l'anniversario di mia nonna, mi piacerebbe a questo punto chiudere con le sue parole. Lei ai ragazzi che venivano a incontrarla diceva sempre: tenete la testa alta e la schiena dritta. E quando le chiedevano che contributo potessero dare per contrastare la mafia, mia nonna rispondeva: ragazzi, studiate. E passiamo dalle notizie sportive. Il Licata Calcio ospiterà domenica il Trapani per la 15ª giornata del campionato di calcio Serie D, Girone I. Sentiamo in merito l'allenatore della squadra licatese, Pippo Romano. La partita di domenica contro il Trapani sicuramente non è una partita semplice, in considerazione anche che noi veniamo da un turno di stop e con una situazione Covid che ci ha preso durante la settimana scorsa, per cui sicuramente non saremo al 100%, ma abbiamo voglia di rientrare, di giocare. Ci siamo allenati in questi pochissimi giorni benino, diciamo, e che stiamo preparando al meglio la partita con tutti gli effettivi. Speriamo di ritornare in campo e fare una buona prestazione che abbiamo fatto prima dello stop e di conseguenza ottenere un grande risultato. Incontriamo una squadra buona, una squadra che, anche se ultimamente si è un pochettino ridimensionata nell'organico, però è sempre una squadra che annovera qualità all'interno dell'organico. Vengono anche da una partita infrasettimanale avendo anche ottenuto un grande risultato, che vedendo anche le immagini meritavano anche di vincere, per cui sicuramente è una squadra che sotto l'aspetto psicologico arriva bene. Ce la giocheremo questa partita, ripeto ancora una volta, sperando di avere dalla nostra parte anche come sempre la tifoseria che ci sosterrà e ci inciterà per ottenere e arrivare a ottenere un risultato importante. E domani l'Agragas si incontrerà all'Esseneto di Agrigento, la squadra del Misil Meri. Quella con il Misil Meri sarà una doppia sfida, domenica per il campionato e mercoledì prossimo quella gara di Coppa Italia, presentato anche l'acquisto di un nuovo centrocampista. Il servizio di Carmelo Lentini. Inizia domenica pomeriggio la discesa verso la conclusione del girone di andata del campionato d'eccellenza Girone A e la situazione in vetta alla classifica si è nuovamente aggrovigliata dopo la sconfitta subita dall'Agragas. Adesso le distanze si sono notevolmente ridotte ed oltre il Don Carlo Misil Meri, che si è portato a un solo punto, adesso lo stesso Enna, dopo il recupero vittorioso di metà settimana, si è appaiato in seconda posizione allo stesso Don Carlo Misil Meri. Ma bisogna anche ricordare che il Profavara ne ha tratto giovamento e che si è posizionato ad appena 2 punti dall'Agragas. Dunque questo pomeriggio al Seneto si ritroveranno di fronte
Agregas e Don Carlo Misilmeri in una gara aperta ad ogni risultato, il cui risultato finale potrebbe avvantaggiare sia l'Enna che il Pro Favara. A questo scontro diretto la compagine dei Templi si presenta con tutti gli uomini a disposizione del tecnico Terranova, tranne l'infortunato Caccetta. Con la riapertura del calciomercato l'Agregas si è un po' tutelato, ingaggiando il promettente Simone Brunetti, di cui si dice un gran bene. E poi ha preso anche un under 2004 di prospettiva, un marocchino, Ebrahim e Jacoubi, con qualche esperienza accumulata in Serie D. La gara di domani pomeriggio prevede il pubblico delle grandi occasioni, con una folta rappresentanza di tifosi ospiti. Non si può negare che questo match, specialmente dopo la sconfitta di Enna, è di grande importanza. Ma occorrerà agire tatticamente in maniera perfetta e giocare serenamente. Questa parte finale della stagione sta mettendo alla frusta la compagine dei Templi con tutti i propri tifosi. Questa sfida ad alta quota sarà diretta da Giacomo Pasquetto di Crema, con assistenti Giuseppe Di Marco di Palermo e Vito Bensorte di Trapani. Il fischio d'inizio è alle ore 14:30, ma con il Don Carlo Misilmeri è prevista una replica in Coppa Italia proprio 3 giorni dopo. Infatti mercoledì prossimo 14 dicembre, sempre al Seneto, sarà nuovamente sfida. Ma sarà un'altra storia che continuerà a tenere in fibrillazione i tifosi agregantini. Ebrahim El Jacoubi, neo acquisto dell'Agregas, cosa rappresenta per te essere qui, indossare la maglia dell'Agregas? Allora, buongiorno, io sono Ebrahim El Jacoubi, nuovo giocatore di l'Agregas. Sono molto contento di firmare in questa squadra perché lo sappiamo tutti in Sicilia che Agrigento è una grande città e quindi l'Agregas è una grande squadra e lo sappiamo che 3-4 anni fa hanno giocato in Serie C e per me è una fiducia importante che mi fa il direttore. Primi allenamenti con la nuova squadra, cosa puoi dirci dei compagni di squadra? Come ti sembra l'Agregas? È una squadra professionista, lo sappiamo che siamo in eccellenza, ma per me giochiamo in Serie C, ma lo sappiamo, lo direttore, la squadra, il mister mi hanno accolto molto bene e adesso sono un giocatore dell'Agregas e sono molto felice. Parlaci un po' di te, sei un centrocampista, classe 2004, quali sono le tue caratteristiche? Io sono un centrocampista che posso giocare mezzala o play in tutto campo e quindi calcio di destra, di sinistra, ma lo so che devo ancora crescere in qualche livello di emozionale e quindi vediamo che va bene. Sì. A chi ti ispiri come calciatore? Chi è il tuo idolo? Io, il mio idolo è sempre Paul Pogba, perché è un grande centrocampista, calcia anche con il sinistro e il destro e per me è un francese e per me è il mio idolo. Come stai fisicamente? Sei pronto a giocare, a scendere in campo anche domenica? Sì, certo, io sono pronto. In dicembre no, abbiamo il tempo per conoscere con la squadra, devo stare pronto e se il mister mi fa fiducia, domenica gioco, non problema. Un'ultima domanda ai tifosi dell'Agregas, cosa vuoi dire? Io ho visto in YouTube in qualche video che, mamma mia, grandi tifosi, e penso che l'Agregas non deve giocare in eccellenza. Dobbiamo far tutti per vincere il campionato e anni dopo anni andare a 16. E questo è tutto per oggi. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale. Una buon fine settimana.